Bene, allora io direi sono le 3:05, noi possiamo cominciare. Quindi buongiorno a tutti e bentrovati. Bentrovati al nostro talk. Oggi un titolo importantissimo e degli ospiti che sono veramente dei big, insomma, del tema che andremo a trattare. Quindi il tema è Pizza is Queen, quindi la pizza regina, come costruire il successo di una pizzeria. Quindi veramente un tema di grande attualità. Saluto e ringrazio gli ospiti che sono dei cari amici e professionisti, quindi Beniamino Pilari, che insomma direi che non ha bisogno di presentazioni, direi il maestro dei maestri della pista, insomma, ecco, ha brevettato, lanciato, direi un numero di format altissimi, insomma, è un maestro del prodotto, cercato in tutta Italia e come vi ha detto prima, per chi si è collegato adesso, ora è in Portogallo, insomma, per un'azienda che, per la quale sta seguendo, insomma, la startup di una pizzeria molto importante. E poi Fabrizio Bicio per tutto il mondo, direi che è anche ora di cominciare anche a cambiarlo sulla carta d'identità, perché poi Fabrizio ti conoscono ormai in pochi, per il pianeta sei Bicio, Fabrizio Bicio Bagnara, che è un mio caro amico, è un imprenditore che ha avuto due grandi amori professionali della vita, uno la notte per un sacco di anni e poi si è innamorato del giorno e nel giorno ha trovato la pista, insomma, e quindi anche lui ha un'esperienza lunghissima proprio di ristorazione, di imprenditoria, insomma, viene dall'operativo puro e da qualche anno, insomma, si dedica alla pista, quindi ha seguito anche lui alcuni start-up di aziende importanti, insomma, adesso è a Bologna perché sta seguendo il lancio, insomma, di una pista, tra l'altro con la sua esperienza nel miscelare anche la notte con il giorno e quindi di attuare strategie di marketing non convenzionali, ma assolutamente vincenti in questo momento, insomma. Quindi grazie ragazzi di aver accettato il mio invito, insomma, sono arrivate tantissime Grazie a te. richieste. Grazie a te. Bene, bene. Quindi andiamo a cominciare. Allora, io vi comincio così con un po' di domande a ruota libera. Beh, intanto un'affermazione che poi traduciamo in un concetto. Beh, chi l'avrebbe mai detto? Insomma, la pista che da prodotto nazional popolare di sempre è diventato un must, no? Quindi di tendenza e in grande espansione. Ma la prima domanda che vi faccio è un po' il titolo, ma come si fa a costruire il successo di una pizzeria? Cioè, come si fa a capire che una pizzeria è di successo? Ecco, qua un utente che secondo me ti conosce bene scrive: di amore sono quattro. Vabbè, ma io non volevo parlare del privato, di Ale e della tua cucciola, quindi non, quello non l'avevo toccato, l'avevo dato come prerequisito, ma si No, vede no, che ti conoscono diceva bene qua, insomma. il motto, parlava del Ok. motto, non. Bene, quindi Beniamino, comincio da te e poi la stessa domanda per Bicio. Beh, allora, quindi se costruire il successo di una pizzeria, diciamo, è un tema molto complesso che riguarda un sacco di ingredienti, no? Se vogliamo, diciamo, metterla in questa nell'ottica della cucina, poi della pizzeria. La pizzeria oggi non è solo un ambiente dove si fa la pizza, ma la pizzeria oggi è diventata una cucina dove si elaborano prodotti, dove si elaborano materie prime, dove si incontrano risorse umane, dove si incontrano idee. E di conseguenza tutto questo, diciamo, universo bisogna metterlo appunto bene, collegarlo bene per avere un successo che io chiamo un successo globale, perché oggigiorno non basta fare un buon prodotto, non basta realizzare una buona pizza, ma bisogna, diciamo, guardare la situazione a 360 gradi. Quindi i quattro attori principali per avere, diciamo, un successo e per ambire, diciamo, a un successo in pizzeria sono fondamentalmente le risorse umane, quindi il comparto umano, i professionisti, coloro che ci lavorano, sono le materie prime, quindi quando parliamo di materie prime parliamo di territori, e quando parliamo di professionisti parliamo di tecnica, parliamo di collaboratori, quindi formati, quindi di esperienza, eccetera, eccetera. E poi abbiamo
l'universo anche della sala, perché comunque sia è sempre la pizzeria sta diventando anche un'esperienza, non è più solo vado a mangiare una pizza. Più o meno ci stiamo, senza più o meno, ma da un po' che ci stiamo avvicinando proprio, direi, all'esperienza di un ristorante. Quindi la risorsa umana non è solo quella che, diciamo, una volta si definiva il comparto cucina, quindi il cuoco, il pizzaiolo, ma entra, diciamo, in gioco con una forte determinazione anche il ruolo della sala, quindi saper servire, saper accogliere, saper raccontare, diciamo, un vino, una birra, e far vivere al cliente un'esperienza. Quindi questo, diciamo, è un po', questi sono, diciamo, gli ingredienti principali che porta poi ad un processo quasi matematico, direi io, di una pizzeria. Ok, grazie. Vicio, dal tuo punto di vista, perché Beniamino, insomma, ha citato più volte anche le risorse umane, insomma, ha messo al centro di questo mix di ingredienti il fattore umano. Il vantaggio di fare una diretta come questa con una persona come Beniamino è che l'80-90% dice già tutto lui, nel senso che dalle esperienze che io ho avuto è una delle pochissime persone che dà un peso al lavoro di sala. Io quando parlo di sala penso all'ospitalità, penso all'accoglienza, penso alle buone maniere, penso a queste cose qua, veramente raro. Di solito, diciamo che per chi si occupa della produzione viene sempre un pochino dopo il tema, appunto, dell'ospitalità. Invece Beniamino è molto molto attento a queste tematiche qua, quindi condivido le cose che lui ha detto. E cosa posso aggiungere? Beh, comunque, da persona di sala, io in cucina non so fare neanche un uovo fritto, però diciamo che ho sempre visto cucinare. E un annetto fa, durante il lockdown, ho anche provato a fare qualche piatto, visto che mi veniva, ho detto, a forza di vedere, quasi quasi, però mi sono fermato. Per osmosi ti ha contagiato. Esatto, no, ma io voglio che lavori nei ristoranti, quindi di cucinare non mi interessa, e non so fare, non ne voglio. Che cosa serve oggi? Una domanda, Giacomo, sarebbe stata complessa anche un anno fa, questa domanda. E poi in quest'ultimo anno, che ha accelerato tantissimi temi, tantissime problematiche, è un anno dove purtroppo c'è già stata una selezione naturale importante e magari non sarà finita. Oggi bisogna non lasciare nulla al caso. Oggi dalla materia prima, dal prezzo, importantissimo, perché comunque il prezzo di vendita, la gente assolutamente vuole stare bene, vuole mangiare bene, vuole mangiare sano, vuole un'ospitalità sopra quello che è la media, se vuoi essere un po' differente. Però oggi più che mai devi stare attento anche al prezzo di vendita, perché non si può esagerare. Ecco, questo è un po' il prezzo, diciamo, è una variabile importante. Ecco, ma diciamo che comunque la qualità e l'ospitalità possono far sì che la gente è disposta a pagare qualcosa in più, però bisogna stare molto molto attenti, vedere cosa fa il mercato, vedere, analizzare il food cost, tutte quelle dinamiche che chiaramente per chi fa il tuo mestiere sono indispensabili. Oggi anche chi è meno, diciamo, bravo con i numeri, con le marginalità e con i sistemi di controllo, oggi invece bisogna essere molto attenti. Sì, assolutamente, e lo condivido. Infatti, quando tu dici non lasciare nulla al caso, mi porta, insomma, subito a un'altra domanda. Ora, noi prima della pandemia ci rivolgevamo a un mercato che di fatto era saturo, no? Quindi, insomma, a livello globale l'offerta era certamente superiore alla domanda.
E la pizza, insomma, è quel prodotto. Voi avrete letto sicuramente che Chicago si è, diciamo, auto-eletta, no? Come la città al mondo con la paternità della pizza, che la dice lunga, insomma. Ecco, io sapete della mia esperienza in California per un po' di anni, per loro la mozzarella erano le sottilette, no? sopra la pizza, quindi insomma la dice lunga sulla loro paternità. In questo anno certamente una scrematura naturale, purtroppo obbligata dalle condizioni del Covid, c'è stata, ma noi leggiamo un po' i dati e ci accorgiamo anche che c'è un cliente molto più maturo, insomma. Quindi oggi noi, i clienti, tra che guardano Masterchef, tra che leggono, che si informano, i webinar e tutto quello che insomma oggi c'è sul mercato, notiamo che c'è un cliente senza dubbio più maturo, insomma, ecco, diciamo che gliela raccontiamo di meno. E quindi quando tu dicevi non lasciare nulla al caso, mi faccio questa domanda, cioè quanto il marketing incide nell'esperienza, no? Beniamino prima diceva risorse umane, materie prime, il prezzo, che lo citavi te, dicevo, e quindi quanto il marketing, poi, che sia di marca, che sia digitale, che sia diretto, come l'esperienza che tu hai fatto, insomma, nel servire pizza ai semafori, sei pure finito in televisione, insomma, ecco, secondo voi questo quanto pesa nella scelta del consumatore? Riprendiamo sempre da te, Beniamino. Allora, quello che si sta verificando, specialmente diciamo durante questo anno ormai di pandemia, è una cosa da non sottovalutare, no? È il viaggiare. Cioè, oggi sta diventando sempre più difficile viaggiare. E quindi cosa succede? Molti locali si, prima diciamo pre-Covid, anche il marketing si basava molto nel far arrivare la gente. Ma secondo il mio punto di vista, con la pandemia in corso e con quello che sta succedendo, la domanda che bisogna porsi è: ma noi siamo capaci di attirare la gente del posto? Ecco che qua si apre un altro diciamo momento, un altro tema nel cambiare anche il modo di fare marketing. E con Bicio ho avuto la fortuna di lavorarci, e è una cosa che ho imparato da lui, è proprio quello di riuscire a iniziare a fare il marketing, pur in, diciamo, in diverse metodologie, però iniziare dalla gente del posto. Cioè, se io opero a Bologna, per me i primi clienti devono essere i bolognesi. Quindi durante questa pandemia, diciamo, questa è una cosa che ci sta ritornando molto utile, perché abbiamo visto che chi, diciamo, ha mantenuto la propria attività aperta anche attraverso i delivery ha capito che poteva solamente, diciamo, puntare sulla clientela del luogo, sulla clientela del posto. Quindi anche il tema marketing, secondo me, nel futuro bisogna affrontarlo in un modo leggermente diverso, perché è inutile che si pensi di far arrivare la gente da migliaia di chilometri, quando invece nel proprio territorio ancora non si è conosciuti o ancora non si è la prima scelta. Quindi secondo me questa è una tematica che comunque sia, il Covid, proprio la pandemia, l'ha ulteriormente un po' messa, diciamo, sui riflettori di tanti, no? Che hanno visto, hanno capito che comunque qualcosa bisognava iniziare a cambiare. Quindi per me il marketing, per sintetizzarlo in due parole, il marketing bisogna che si inizi e che parta finalmente prima dal luogo dove si opera, per poi iniziare ad arrivare anche a migliaia e migliaia di chilometri lontani, insomma. Cioè, questo è il mio punto di vista. Quindi fidelizzare non solo con il territorio, ma fidelizzare anche con chi ci vive nel territorio, per poi farli diventare, diciamo, clienti, e per essere, diciamo, scelti non una volta, ma anche più volte alla settimana. Quindi tu parli di un marketing di prossimità in questo caso? Fondamentale, perché la pandemia ce lo sta insegnando.
oggigiorno per chi non ha possibilità, oggi non si viaggia più per mangiare, almeno in questo momento storico, certo, qua. Certo. Quindi oggi esco e vado a prendere la pizza vicino a casa. Sì, sì, beh, i grandi chef ce lo insegnano, insomma, i tristellati più importanti del mondo stanno riconvertendo tutti i loro locali, quindi insomma... C'è quello vicino a casa. E quello vicino a casa, perché il marketing con tante ti guide, con tante forme di marketing, diciamo che ormai forse anche vecchie, mi viene da dire, fanno in modo che a me mi riconoscono, non so, a 10.000 chilometri da casa, ma invece sotto casa la gente per mille motivi non mi conosce, non è il mio cliente, allora due domande, due dettagli, secondo me. Quindi io partirei da questo punto qua. Grazie. Bicio, secondo te che insomma di marketing hai sempre masticato inventando serate, eventi? Diciamo che qui è uno degli aspetti dove emerge un po' l'esperienza della discoteca. Io spesso mi accorgo che quella palestra torna quasi tutti i giorni. Per esempio, io ho gestito diverse attività a Milano Marittima e ma non è che ci ragiono, probabilmente è una forma mentis. Io i primi su cui lavoravo erano i negozi, i bagnini e quelle 100 persone che abitavano a Milano Marittima. Perché quelle, innanzitutto in discoteca, quando hai discoteche aperte 4 giorni alla settimana, anzi la domenica facevamo la doppia, erano 5 servizi a settimana, il cliente di Bologna, che Dio lo benedica, ma magari veniva un giovedì sì, un giovedì no. Quello di Faenza, se stava bene, faceva 3 sere a settimana e quindi era un cliente molto importante. Ecco, questo tradotto per chi ci sta seguendo è altre strategie di marketing, perché brand positioning, strategia commerciale, marketing di prossimità, per cui insomma, Bicio ce la racconta così, come se stessi bevendo un caffè, ma la racconto tanto così come mangio, anzi come scrivo, io ho la sindrome del cameriere, scrivo. E questo è tornato molto utile anche nelle pizzerie e diciamo che in questo periodo è vitale. In questo periodo, se sei in una zona residenziale dove il tuo cliente apprezza, perché cosa succede spessissimo nei locali, tantissimo, ma anche nei ristoranti, che tu magari abiti di fianco a un locale. Io ho abitato per un certo periodo a Brisighella. Dopo un anno che abitavo a Brisighella mi sono accorto che era un anno che non andavo al ristorante a Brisighella, ma non avevo ragionato su sta roba. Quando salivo in macchina mi veniva ad andare, che ne so, a Castrocaro, a Imola, a Cervia, a Milano Marittima, e prima di abitare a Brisighella andavo a cena una volta alla settimana a Brisighella. Sono robe che mi fanno così, mi mettono in moto un po' i meccanismi della testa e queste cose sono spesso non ragionate, ma vengono memorizzate in determinati modi dalla clientela, che oggi, se tu lasci un buon ricordo, una buona impressione, un prezzo, un rapporto qualità-prezzo adeguato, eccetera, tu vedi, per esempio, in esperienze di Bologna, vedevo clienti pre-pandemia, parlo 2015-2016, che frequentavano 3 volte alla settimana la stessa pizzeria, una sera la portavano a casa la pizza. Dicevo, porca miseria, mandatevi a mangiare un piatto di tagliatelle. E poi glielo dicevo per ridere, no? Ma queste cose oggi sono, prima erano importanti, oggi sono indispensabili. Assolutamente. Se dovessimo un po' riassumere questi concetti, quindi voi state dicendo che in un momento così delicato, diciamo, un ritorno proprio a una, come dire, a una relazione con il vicino, quindi proprio anche una relazione sartoriale con chi ci sta intorno, è un po' la base, no, per come dire, sopravvivere a questo momento. Lo trovo interessante perché le logiche di marketing dei grandi brand pensano in tutt'altro modo, o meglio pensavano. Prima Beniamino diceva che probabilmente sono già vecchie. Beh, sono diventate vecchie tutti in un colpo, perché in realtà fino a 12 mesi fa hanno funzionato benissimo, poi dalla sera alla mattina abbiamo capito che quella roba lì non poteva più funzionare. Tanto più che alcuni format della ristorazione che anche noi seguiamo, che hanno sempre puntato ai centri commerciali, food court, hanno capito che i nuovi food court sono tornati quartieri, no? Quindi ritornare, no, nei quartieri e lavorare con il mercato di prossimità. Noi
abbiamo un'esperienza proprio di un format di pizza che abbiamo portato in Spagna, e a Madrid abbiamo cominciato proprio dai quartieri più popolosi, insomma, per andare in mezzo alla gente. Quindi mi piace, insomma, come la vostra visione, eccetera. Bene, adesso vedo che, insomma, cominciano ad arrivare qualche domanda e il pubblico si sta scaldando. Rispetto a una pizzeria aperta, l'asporto, il domicilio o il consumo in loco, secondo voi quale formula è la più interessante? Se ci può essere promiscuità di tutte le formule, e secondo voi rispetto al Covid cosa cambierà nel futuro? Questa è una domanda bella cicciotta, insomma, bella piena. Vai Beniamino. Ripeto, abbiamo visto come, diciamo, appunto, durante questa pandemia il legame con il territorio non era solo comprare le materie prime, come dicevo prima, non era solo raccontare il territorio per utilizzarlo come un ingrediente per fare leva sul storytelling o sul marketing, ma il legame con il territorio, specialmente per una pizzeria, che comunque sia, bisogna ricordarsi che la gente negli ultimi 5-6 anni si sposta per mangiare una pizza, no? Invece per andare a mangiare fuori in un ristorante anche stellato, comunque la cultura di andare a cercare l'esperienza, quindi di viaggiare, era già un po' diverso, no? Quindi per la pizzeria, come diceva anche Biccio, diventa vitale oggi il legame con il territorio, ma un legame vero, un legame sincero, che poi nella mia esperienza, per fortuna o per caso, questo non lo so, ma senza neanche fare molte, dicevo, marketing, in tutte le mie esperienze fatte specialmente in Italia, in Emilia-Romagna, questa era una cosa scontata quasi, in tutte le aperture, in tutte le esperienze, da San Patrignano a Berberea o Fiore Mio, Puma, eccetera, eccetera. Quindi noi prima di tutto andavamo a fidelizzare i clienti poi è una scuola della Riviera questa, no? Per chi comunque ha lavorato a Rimini, Rimini, quando operi, devi operare nell'ottica di lavorare tutto l'anno, quindi vai a fidelizzare i clienti del posto, no? Che altrimenti stai aperto solo 6 mesi. Quindi il legame con il territorio diventerà centrale, secondo il mio punto di vista. Poi, arrivando al tema di delivery, sicuramente il delivery è un tema molto importante, che se il tuo prodotto, il concept, il target si sposa con quello di un cibo anche di comfort, come può essere la pizza, ovviamente riesci anche a fare un delivery di successo, no? Un delivery dove hai anche i numeri per sostenerlo, perché è un conto fare un delivery per dire io faccio delivery perché sto aperto e vorrei far parlare di me. È un conto ragionare con i delivery in termini di numeri, di azienda e di gente e di professionisti che ci lavorano per realizzare il delivery. Quindi io partirei da qua. Il delivery assolutamente sì, se è un qualcosa che il tuo concept lo permette, che comunque è in linea con quello che facevi fino a pre-pandemia, fino a ieri, ma che comunque sia possa diventare anche uno strumento per sostenere l'azienda e non solamente una leva di marketing per dire che io sono aperto, ecco. Ok, quindi diciamo che abbia una sua sostenibilità economica. Sì, quindi ovviamente per chi ha un'identità forte prima della pandemia, trasformarsi in un'identità da delivery sicuramente è difficile, e quindi diventa più che altro, diventa, io lo vedo, poi questa è un'opinione mia personale, la vedo più che altro una leva, diciamo, un qualcosa più che altro ai fini di marketing. Per chi invece aveva un'identità dove c'è la parentesi delivery, sicuramente ha cavalcato l'onda e riesce a sostenere il delivery in un modo, diciamo, in un modo ottimale. Però c'è una cosa da aggiungere: il delivery, quindi questo servizio che noi abbiamo, diciamo, offerto ai nostri clienti,
riusciremo a mantenerlo post pandemia? Io punterei nel mantenerlo al 100%, perché comunque è un servizio che ti ha fidelizzato ulteriormente con i clienti e con, diciamo, con il pubblico del posto. Coloro che comunque anche post pandemia lo cercheranno, nel senso che non è che poi è finita il bisogno della pandemia e diciamo una cosa dove puoi abbandonare. Ecco, su questa tematica poi sarei attento. Grazie. Bicio? Ma la domanda era articolata, comunque partendo dalle abitudini e dal delivery. Secondo me questo momento lascerà alcune abitudini rimarranno, perché comunque la gente si è abituata sicuramente di più a vivere la casa. Poi è vero che non ha voglia, non vede l'ora di fare un giro in collina, un giro al mare o di andare a mangiare qualcosa fuori. Però secondo me la fetta del delivery fra un anno la vedo comunque non quella di 2 anni fa. Come la gente vive gli spazi all'aperto, secondo me questo sarà un tema sul quale difficilmente si tornerà indietro. Noi qui fino a un anno e mezzo fa c'era della gente che ti chiedeva se potevi accendere i funghi il 16 d'agosto, a me è capitato. Oggi la gente, se c'è una giornata anche non di sole ma con pochi gradi, sta tranquillamente seduta all'aperto a bere una tazza di tè o a mangiare, magari non fa la cena da 2 ore seduti all'aperto con 0 gradi, però comunque gli spazi all'aperto verranno secondo me ripensati un po', che in grandi città come una Milano, Brera, Parigi da sempre, Londra da sempre, c'era un utilizzo che quando tu tornavi nel tuo paesello e dicevi ma là son matti, no, però là ti sedevi a Parigi fuori a mangiare frutti di mare con, certo, con zero, e a bere Sanserale con 0 gradi. Esattamente. E quindi sicuramente queste sono 2 abitudini che secondo me rimarranno. Per quello che riguarda il delivery, secondo me i temi principali sono 2. Uno, il prodotto che uno vende, perché ci sono chiaramente prodotti che strizzano molto l'occhio al trasporto, a qualche minuto in più, eccetera, eccetera. E 2, la comunicazione. Scusa Bicio, facciamo una specifica su questo, perché è assolutamente importante. Esatto, ci sono alcune merceologie di prodotto che hanno già insite la caratteristica del funzionare bene da asporto, perché il tema del delivery ne abbiamo scritto noi per tantissimi nostri, anche partner, aziende, insomma, che ci hanno chiesto. È evidente che di necessità virtù anche il ristoratore che non l'ha mai fatto prende la scaloppina e i funghi e la mette nella stagnola modello rosticceria, ma non è la sua natura, mentre invece, insomma, io ricordo in alcune delle tue esperienze che parlavamo di scatole termiche, insomma, avevi già investigato, perché scrivo tutto, no? E quindi voglio dire, ci sono dei prodotti che hanno proprio delle caratteristiche che funzionano già molto bene, ecco, per questa tipologia. Per esempio cucina non asiatica in generale, comunque, che possa essere giapponese, giapponese, tutto il tema del sushi, certo, tutti questi temi qua, adesso non che li preparano il giorno prima, però le comande delle 7 cominciano a prepararle alle 6. Se tu fai uno spaghetto, una tagliatella al ragù, fai fatica tu a impiattarla alle 6 e poi aspettare che venga la persona a ritirarla o il fattorino di turno. E poi un altro tema importantissimo sul discorso delivery è l'ubicazione, perché se tu sei il ristorante in collina, bellissimo, che appena riapri sappiamo già che sarà strapieno, oppure il posto in spiaggia, fa fatica a convivere col fatto del delivery, perché comunque sopra un tot di chilometri, sopra un tot di tempo, se non ci arrivano le piattaforme, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio dal mare, sempre pensando che siamo in Romagna e ci si ingegna il più possibile, diversi amici facevano delivery diviso per giornate. Da Cesenatico, il lunedì coprivano Cesena, il martedì coprivano la Val Forlì, mercoledì coprivano Faenza, il giovedì coprivano Imola, eccetera, eccetera. Perché nella quotidianità è più complicato, ecco, uno se gli viene voglia anche di quel crudo eccezionale a Cervia,
se abita a Faenza, Imola, ma anche a Forlì, se non lo programmi prima è un po' complicato. Sì. Chiaramente la pista è una di quelle, non è l'ideale, perché comunque devi stare dentro a certe tempistiche, certe attenzioni nel packaging. Adesso anche lì discorso packaging se ne potrebbe parlare per ore. Però la pista comunque riesce a lavorare in un quarto d'ora, 20 minuti, riesce a portare a casa un prodotto che rimane dignitoso all'85%, secondo me. Sì, le informazioni che abbiamo noi vanno, e le analisi che stiamo facendo vanno un po' in questa direzione, nel senso che riteniamo che nei prossimi 24 mesi, insomma, diciamo a partire dall'estate, dove crediamo che, insomma, tra vaccinazioni e aumento della temperatura si possa andare, insomma, verso una risoluzione o un avvio della risoluzione della pandemia, cambieranno proprio le formule. Cioè, io anche sono convinto che le abitudini del mercato non torneranno indietro così velocemente, sia per il mercato casa ma anche per il mercato consumo, no? All'inizio anche Beniamino parlava di esperienza, no? Che ormai è un tema che tutti trattano, ma l'esperienza all'interno di un locale non è solo come lo osservi o come lo tratti, ma anche lui come vive all'interno di quel locale. Questo, per esempio, a nostro parere tocca tutto il tema delle distanze. Le persone vorranno la comodità che oggi è obbligata dalle distanze di sicurezza mantenerla, quindi vorrà dire che se i costi non cambieranno ci sarà bisogno di avere orari più flessibili di apertura, cambieranno le condizioni contrattuali. Oggi noi siamo più in un modello apri a mezzogiorno, chiudi alle 3, dovremmo andare a un modello più internazionale barra intercontinentale, completamente più lunghe e con possibilità diverse, insomma. Poi ce lo dirà il tempo, però insomma, ecco, credo che questo sia un po' il cammino verso il quale, insomma, ci stiamo muovendo. Prego Bicio, vai. No, per finire, prima Giacomo hai nominato i centri commerciali. Secondo me tutto quello che sarà concentrazione, alta pedonabilità, per usare un termine tecnico, lì non ho veramente previsioni, perché comunque pensiamo, che ne so, una Porta Garibaldi a Milano piuttosto che un aeroporto, piuttosto che io ho vissuto Milano per 6 mesi e ci sono alcune location che sicuramente spesso viene in mente il verde, vengono in mente gli spazi all'aperto, vengono in mente alcuni centri storici. Adesso Milano chiaramente è una città gigantesca, però alcune piccole cittadine secondo me hanno e avranno delle buone opportunità se le amministrazioni sono un po' coordinate, che si fanno dei progetti tutti insieme. Secondo me il paesello è meglio che il paesone, ecco. Sì, credo anch'io, e anche luoghi, soprattutto penso all'Italia, perché evidentemente la Spagna e il Portogallo hanno questo grande vantaggio di una temperatura piacevole quasi tutto l'anno, per cui insomma sono già più avvantaggiati. In Spagna i locali che hanno la terrazza, insomma, sono quelli che lavorano per la maggiore, ma credo anche in Italia, in alcune zone, penso alla Liguria, eccetera, dove il clima è mite, quindi insomma le stagioni si possono allungare, certamente questo sarà un vantaggio competitivo non da poco, insomma, ecco. Anch'io sono fortemente convinto che non torneremo indietro. Voglio dire, già in questo momento, proprio tematica completamente diversa dalla ristorazione, i funerali li fanno nelle piazze, no? Li fanno all'aperto, proprio per questa questione del distanziamento dell'area. Quindi immaginiamoci il consumo di cibo e bevande, che è un atto di socialità, quindi credo che insomma andremo in quella direzione. Vi faccio una domanda così a bruciapelo, ma di tutte queste pizzerie gourmet cosa ne pensate? Perché oggi qui chi ognuno si mette sul mercato si chiama gourmet. Quindi come dividiamo il gourmet dal non gourmet? Vedo che già ridete tutte e due. No, ma è semplicissimo. Ecco. Quello secondo il mio punto di vista, piuttosto di, perché vedo spesso anche, diciamo, battute ironiche fatte sui social, poi si vedono spessissimo. Io sono del parere che non bisogna mai avere paura di cosa fanno gli altri. Bisogna sempre domandarsi cosa posso fare io. Sarò io in grado di far arrivare la trasparenza della mia qualità? Sarò in grado io di far percepire la mia qualità, quindi il mio essere gourmet?
sarò in grado di trasmetterlo al mio pubblico. Nel momento in cui questo avviene, poi il pubblico ti premia. Il pubblico ti premia. Quindi più che sul fatto, diciamo, di guardare quante pizzerie gourmet possano nascere, io mi preoccupo di far arrivare il concetto, l'idea, la qualità al cliente. Quindi non solamente attraverso le tecniche di cucina o di pizzeria, attraverso, diciamo, la scelta delle materie prime, ma attraverso anche una buona sala che sa trasmettere questo, no? Che sa comunicare questo. Oggi quello che conta è far arrivare questa percezione in maniera diretta al cliente, senza, diciamo, sperare che qualcun altro possa comunicarlo per noi. Per noi, quindi per noi intendo per il personale di un ristorante, quello che deve comunicare prima di tutto quello che noi facciamo è la sala. Poi ben vengano dopo guide, giornalisti, eccetera, eccetera. Ma nel momento in cui io non sono, diciamo, noi non siamo riusciti a trasmettere, a far percepire questo essere gourmet, essere di qualità, essere, diciamo, speciali al nostro cliente per fare in modo che loro possano sceglierci, allora mi domando, ma a cosa è servito tutto la fatica comunque che si ha dietro? Quindi io partirei proprio farei tre passi indietro e partirei proprio dall'interno di una brigata, che sia cucina o sala. Quello che bisogna fare è farlo arrivare al cliente. Farlo arrivare al cliente, l'emozione, la qualità, fargli ritornare non una volta, ma anche tre, come diceva Biccio. In quel modo lì poi fai, non solo fai gourmet, ma puoi riuscire a fare tanti numeri come io ho avuto già l'esperienza di fare, insomma, anche insieme a Biccio poi. Quindi questo è. Grazie. Biccio? Diciamo che negli ultimi 15 anni nel mondo pizza la parola gourmet ha avuto un'evoluzione, la colpa poi è anche di Beniamino, perché ha cominciato lui a San Patrignano con Andrea Muccioli, Giuliano Pedicone, quindi hanno risvegliato il mondo pizza. Perché... Esatto, lui faceva finta di niente, ma in realtà è responsabile del lancio della parola gourmet nel mondo della pizza. No? Assolutamente, ma infatti quando vedo che molti miei colleghi che sono arrivati dopo di me si lamentano che nascono altre pizzerie gourmet, io cosa dovrei dire? Più ne nascono, cioè io sono dell'idea che più ci sono e meglio è, perché in quel modo lì la gente può dopo fare la differenza, può capire chi veramente merita, chi magari merita di meno, chi magari vede che nella fase, diciamo, iniziale, che comunque si sta improvvisando, eccetera, eccetera. Quindi piuttosto di dire, ah, ma guarda, sono nate altre pizzerie gourmet, secondo il mio ragionamento, ma ben vengano. Perché più nascono e più comunque sia ti fanno stare un po', no? Come posso dire? Nel senso, ti metti sempre in discussione. Cioè, non bisogna mai sedersi sugli allori e dire, vabbè, io sono stato il primo, allora, ma guarda, adesso sono nata. No, va benissimo. È sempre una partita, no? Come posso dire? Quando giochi la Champions... Non è perché sei 20 volte campione del mondo, perché sei, non so, del Real Madrid, allora no, puoi anche, se non stai attento, insomma, puoi anche perdere la partita. Quindi io sono di questa idea qua, allenarsi tutti i giorni, questo è un bel concetto, dopo lo riprendiamo. Vai, Biccio. No, tant'è che a conferma di quello che sta dicendo Beniamino, quasi due anni che abbiamo lavorato insieme, vabbè, a parte la parola gourmet, cercavamo non di evitarla, però di farla percepire in altro modo, ecco, con attenzione, con cose ben fatte, con poco ma buono, eccetera, eccetera. Però lavoravamo sulla velocità, nel senso che noi facevamo quattro cambi menu all'anno,
proprio con tutta una procedura dove i ragazzi proponevano pizze, poi facevamo una giornata tutti insieme, invitavamo dei clienti ai quali avevamo fatto un quiz sui social, era divertente. Il cambio, ecco, menu. Quindi qui siamo già nella parte, diciamo, di ingegneria del menù, no? Quindi quello che esatto. E però diciamo che il problema di perché veniva tanta gente dalle altre pizzerie, ma per me, avendo sempre fatto sto mestiere e avendo spesso festeggiato il lunedì da barbiere, quando vedo operatori che vengono da altri locali, per me è un piacere. Poi se vengono per copiare, per mangiare, per stare bene, a me non interessa. A me l'importante è che la gente venga, stia bene, paghi e torni. Questo è quello che mi interessa. Poi perché è venuta non mi interessa molto. E quindi con Beniamino uscivamo col menù più o meno nei cambi stagione e dalla settimana dopo lavoravamo sul menù nuovo. Quindi quando uno aveva visto una pizza, l'aveva provata, l'aveva assaggiata, l'aveva messa in menù, ce l'aveva copiata, noi l'avevamo già tolta dal menù. Questo era un po' quello che accadeva. Lavoravamo sulla velocità, ma lo facevamo per noi, perché ci divertiva e divertendoci probabilmente si percepiva uno stare bene in generale dei ragazzi, del Beniamino voleva portare anche i ragazzi a correre, li faceva dimagrire tutti, ma non perché li frustava a lavorare, perché li teneva sempre, li motivava in continuazione. C'erano dei ragazzi che avevano veramente avuto dei buoni risultati a livello di forma fisica, poi Beniamino lo può confermare. No, assolutamente. Noi partivamo sempre, come dicevo anche prima, ma è sempre stato, diciamo, un modus operandi del tutto naturale. Non so, ripeto, la scuola dell'ospitalità in generale che uno può fare in Romagna, secondo me, a volte, e poi lo posso confermare, diciamo, anche girando il mondo, può, la scuola che uno fa in Romagna veramente... È un libro di marketing e di ospitalità e di ristorazione, tutte messe insieme che possono servire, diciamo, che poi si rivelano vere, no? Quindi la pratica si trasforma in teoria. Quindi per noi era tutto normale, nel senso che partivamo sempre da quello che potevamo fare noi, senza guardare cosa fanno gli altri. Io cosa posso fare? Noi cosa possiamo fare? Noi riusciamo a cambiare, diciamo, il menù, riusciamo a dare delle emozioni. Noi questo facevamo, cercavamo sempre di rimanere aggiornati, cercavamo sempre di comunque offrire delle emozioni nuove al cliente e i clienti ci premiavano con i numeri, ci premiavano con la presenza. E quindi per un cuoco, per un pizzaiolo, per una brigata, per una sala, diciamo, queste sono le soddisfazioni più grandi che uno può avere. Quindi il fatto che nel frattempo nascevano tantissime pizzerie gourmet a noi non ci ha mai tolto niente, insomma, non ci ha mai complicato la vita, anzi, ma anche con il nascere di tantissimi corsi sulla pizza gourmet, eccetera, eccetera. Insomma, non, come diceva anche Bicio, eravamo sempre, e tuttora anche, sempre cercati a sostenere corsi, eccetera, eccetera. Quindi io su quel lato lì devo dire che non, il fatto di questa esplosione della pizza gourmet non ci ha toccato più di tanto, anche perché... Noi sapevamo per che cosa lo facevamo, era qualcosa che sentivamo, no? Quindi io sono nel mondo pizza da quando avevo 13 anni, ho iniziato, diciamo, con la pizza riminese, quella stesa a Mattarello, poi c'è stata tutta un'evoluzione, quindi sono stato anche protagonista, come diceva anche Biccio, ci siamo stati dentro, non è che abbiamo... preso il fatto di fare pizza gourmet per cavalcare l'onda e per stare aggiornati, no, cioè è un qualcosa che senti, un qualcosa che comunque è un percorso
È come quando uno, non so, fa le medie, poi va all'università, poi fa un master, poi vorrebbe, ne vorrebbe fare altri 10 di master e quindi non si ferma mai. Quindi per noi era tutto del tutto naturale, non l'abbiamo mai vissuto. E devo dire che personalmente non ho mai guardato nessuno, chi si è cimentato, diciamo, nel mondo della pizza gourmet, come... diciamo con delle battute ironiche o chissà cosa, anzi ho sempre fatto, diciamo, ho sempre augurato a tutti nel cercare di concretizzare, poi no? Non di cavalcare solo l'onda, ma di concretizzare, perché giocare ad alti livelli, io faccio sempre il paragone calcistico, giocare ad alti livelli comporta anche un allenamento di alti livelli, quindi sacrifici di alti livelli, non è solo l'apparenza, quindi dietro c'è poi anche tutto un... E ritornando al tema risorsa umana, nel lungo, o meglio, nel lungo periodo, poi, come si suol dire, lascia il tempo che trova, chi rimane è la concretezza, è chi si allena di più, è chi sta più sul quotidiano, no? Chi investe di più, quindi non è quindi ritorna la risorsa umana, ritorna chi è più preparato, ritorna chi ama di più il, diciamo, il chi ci mette più passione, chi ama di più il proprio lavoro, quindi questo si è visto perché molte hanno aperte, molte hanno chiuse, molte riaprono, molte, quindi insomma. Poi con il Covid, anche con la pandemia, diciamo, ha elevato queste cose qua. Quindi... Bene, grazie Beniamino, grazie della specifica dell'intervento. Nel frattempo è arrivata una domanda, la leggo perché è interessante, da Guido Pizza, che ci dice: secondo voi come si muoverà invece il cliente nelle pizzerie, nelle località turistiche che lavorano soltanto da aprile a ottobre? Questa è una domanda molto interessante. Guido Pizza, le rispondiamo tutti e tre, le rispondo io che di mestiere faccio il consulente, insomma, e apriamo format in giro per il mondo. Beh, certamente la scala dei bisogni è cambiata, quindi chi renderà i luoghi sicuri e accoglienti, che sono due concetti generici ma in realtà che hanno al loro interno grandi specificità, cioè sicuri dal punto di vista del come il cliente sarà all'interno secondo normative, quindi le faccio l'esempio di Dubai, non so, le spiagge sono aperte ma il bagnino sta con i guanti, la maschera, gli occhiali anche a 40 gradi del sole, quindi garantisce una come dire, distanza e una presa di contatto igienicamente sana al 100%, tanto per fare un esempio, e accoglienti nel senso che io credo, e l'hanno detto anche i nostri ospiti, che siamo ben oltre la marca, quindi insomma qui sono le persone che fanno, però questo è il punto di vista mio di imprenditore del mondo della consulenza. Biccio, sentiamo te, poi Beniamino. Ma allora, le località turistiche chiaramente dipenderà molto da località che lavoravano con una clientela, non dico di prossimità, ma nazionale. Stanziale, diciamo, dai. Che è una clientela straniera, che dopo lì ci sono tutte altre dinamiche. Io credo che gli italiani, noi vivremo molto le nostre località turistiche vicino a casa, un po' più distanti quando si ha qualche giorno in più, eccetera. Immagino che una località turistica spesso abbia spazio all'aperto, perché solitamente sono in località marittime, anche in montagna, terrazze, eccetera, eccetera. Assolutamente molta importanza in quello che è il protocollo di igienizzazione, quindi quello che ha detto Giacomo, dalle distanze fra i tavoli, da come ci si fa vedere all'ingresso, magari da una mascherina coordinata. Per esempio, spesso nei locali vedo un cameriere che ce l'ha a righe, quell'altro che ce l'ha sotto il naso, quella chirurgica, un altro che ha quella del Milan. Ecco, secondo me queste cose vanno evitate, cercherei di tenere il più... Cioè, oggi la mascherina fa parte della divisa, secondo me. Quindi come tutti abbiamo il grembiale uguale, dobbiamo avere anche la mascherina uguale. I guanti, per esempio, per tutti quelli che manipolano della materia prima a crudo, secondo me i guanti sono importanti.
per esempio parlando di pizza, secondo me quando per il pizzaiolo che farcisce la pizza prima, anche no, però quando poi devi mettere degli ingredienti a crudo, che sia da un latticino di qualità, che sia un salume, eccetera, secondo me il guanto è ben recepito. Ma direi queste tematiche qui. Ecco. Bene, bene, grazie. Allora, ancora un paio di domande. La prima è, secondo tu, voi... Se posso... Beniamino, scusami. Sì, no, su questo, se posso, vorrei aggiungere anche, diciamo, l'abbiamo già detto, ma sicuramente, secondo me, sarà ancora più centrale, no? Sia in località marittime, ma anche in posti dove comunque sia si opera... Vale anche per la montagna, naturalmente, immagino. Sì. Secondo me, a fianco al brand, a fianco al nome del ristorante, del locale, della pizzeria, secondo me sarà centrale l'affiancamento dell'uomo, l'affiancamento della figura, della risorsa umana, non più nel nasconderla dietro al brand, ma sicuramente andrà di pari passo finalmente al brand. Come posso dire? Vado a mangiare a Bologna perché vorrei l'esperienza che mi può regalare Biccio, vado perché c'è anche Beniamino, quindi corre Valentino Rossi così come è bravo Valentino Rossi, così come è bravo anche l'Honda, cioè metterei, secondo me tornerà centrale la figura della, quindi la risorsa umana, il professionista al brand, perché se, prima del Covid un po' si stava perdendo questo, no? Quindi vedevo in parecchie, diciamo, realtà di pizzeria che si conosceva solo il nome della pizzeria ma mai chi c'era dietro, insomma, come se noi tutti avessimo paura del professionista in un certo senso, nel far, diciamo, emergere il professionista, ma questo è un discorso, diciamo, molto molto globale, no? Non, quindi non solo del pizzaiolo, ma parlo del cameriere, eccetera, perché nell'interno di un locale non esiste solo il pizzaiolo, esiste il cameriere o il direttore di sala. Quindi secondo me questo tornerà centrale, no? Tornerà centrale, sicuramente anche per chi arriva da fuori, sarà un ulteriore veicolo di marketing, perché chi fa già un lavoro strepitoso sul territorio, nel senso che se io devo andare fuori, so quando vado fuori, poi andiamo lì perché lì c'è, no? Lì c'è il X, c'è il tipo e lì si mangia bene. Quindi secondo me questa cosa qua aiuterà ulteriormente. E chi valorizzerà sempre di più la risorsa umana, il professionista, senza timori di, perché c'era un po' questo timore, no? Del no, perché poi il brand, no, per me sarà importante il brand così come il professionista, e chi saprà, diciamo, fare ulteriore valorizzazione sulla figura del professionista, secondo me ne trarrà ancora più vantaggi. Bene, grazie Beniamino. Questo Giacomo apre un tema grandissimo, cioè quello tornando alle discoteche, cioè i PR dei nostri locali sono i nostri ragazzi, siamo noi. Esattamente. Scegliere delle risorse che costano 100 euro in meno al mese, perché poi, cioè, non serve a nulla. Servono dei ragazzi motivati, formati, che abbiano un loro entourage di conoscenze, di amicizie, cioè secondo me. Poi è chiaro che la gente deve venire, deve stare bene, deve tornare, deve essere fidelizzata, però secondo me questo è importantissimo, e qui credo che i gruppi hanno molte più difficoltà rispetto alla gestione diretta, perché poi oggi ci sono tantissime tematiche, cioè io da domani se sono in zona rossa mi devo attivare, devo sapere che magari mi serve un pizzaiolo in meno ma un fattorino in più, per esempio. Ieri c'era Sanremo, se io lo prevedo, la programmazione, sempre tornando alle discoteche, è fondamentale,
perché Sanremo, se io lo utilizzo bene, facendo due post, mettendo una roba simpatica, io probabilmente faccio un 30-40% in più del martedì prima che non c'era Sanremo. Cioè, questo che ha detto Beniamino è un tema proprio assolutamente, cioè, questo conferma attuale. Questo conferma che è verissimo che i format sono standardizzabili, sono replicabili, ma comunque le persone sono al centro. Ne approfitto, visto che ho qui voi due amici famosi, insomma. Io non sempre si è. Libro. Faccio uno spoiler. Visto boom. Abbiamo dedicato un intero capitolo alle risorse umane, insomma, perché proprio perché McDonald's è un format di successo, ci fa capire, per esattamente legge della compensazione, quanto siano importanti le persone. Cioè, stiamo assolutamente tornando lì. E quando tu, Bicio, prima dicevi la squadra e parlavi di programmazione, ecco, mi sento di dire che lo store manager è una figura che poi, insomma, si amplia in un sacco di questi elementi. Cioè, è qualcuno che poi gestisce le relazioni, si preoccupa di programmare, cioè fa proprio, insomma, un lavoro specifico che non è solo quello del controllo, insomma. Quindi sì, sarebbe ampissimo il tema, eh. Potremmo farle poi un talk sul valore delle risorse umane. Però è molto attuale, cioè è una di quelle cose che erano importanti che oggi sono indispensabili. Sì, oggi sono indispensabili, infatti. Ma tu, Beniamino, parlavi di calcio, appunto. Io dentro Listo Boom, dove parlo di risorse umane, ho un cameo di un famoso allenatore di Serie A che appunto mi dava esattamente quella stessa fotografia, che diceva la brigata è come una squadra, no? Quindi, insomma, il bilanciamento dei talenti, eccetera. Quindi è assolutamente attuale. Ecco, io vi faccio ancora una domanda, perché, insomma, stare con voi è veramente come essere davanti a un caffè, ma il tempo è tiranno e sappiamo che i talk, insomma, devono avere tempi tecnici abbastanza concentrati. Dunque, la domanda è questa. A chi vorrebbe aprire una pizzeria, o voi, quando avete aperto, che cosa avreste voluto sapere che nessuno ti ha mai raccontato? Cioè, qual era proprio il consiglio del quale avevate veramente bisogno e che vi sentireste di dare a qualcuno che apre una pizzeria? E giusto per darvi un dato, noi anche in termini di pandemia riceviamo circa 10 richieste al mese di imprenditori che vorrebbero fare locali nel mondo della pizza. Ora, magari su 10, 7 sono così i sogni che rimangono tali, però, insomma, c'è una richiesta alta. Vai, Beniamino. Ma io tornerei proprio in quello che avevo detto prima, e che comunque sia nell'arco, in questi 20 anni di esperienza, ho potuto verificare proprio sul campo. Io farei che poi la pandemia ce lo sta insegnando, insomma, no? Ha accelerato anche i tempi in questo senso. Io tornerei nel far valorizzare il professionista, quindi la risorsa umana, e non guardare la risorsa umana come una minaccia, anzi abbracciare completamente la professionalità e il valore che può darti la risorsa umana, e coltivarlo nel tempo. Quindi non guardarla come una minaccia, fare in modo che poi il brand, il locale, vada a fare passo con la crescita e il benessere di tutto quello che è il comparto umano. Comparto umano intendo anche la materia prima, perché la materia prima è fatta da uomini, quindi quando parlo di risorsa umana parlo anche di fornitori, di produttori, eccetera, eccetera. Quindi questo per me, questo secondo me è il consiglio che posso dare io, è di specializzarsi sempre di più, perché oggi come oggi uno non vale uno. Quindi nella ristorazione abbiamo capito una cosa, che la risorsa umana non è macchina, può lavorare a fianco alle macchine, sa benissimo gestire le macchine,
ma la risorsa umana della ristorazione, dell'ospitalità, non potrà mai replicarsi in modo robotico. Questo è quello che penso io personalmente. Ok, quindi il tuo suggerimento è investire da subito nelle risorse umane. Assolutamente sì. Più la tecnologia avanza, più la risorsa umana sarà centrale. E non vedo, io non vedo la tecnologia come minaccia. Io vedo questo sforzo di, nel dover per forza sostituire, diciamo, uno vale uno nel sostituirlo per forza. Non è più così. Cioè l'esperienza e il mestiere. Una volta si diceva che il mestiere si ruba. Ho sempre sostenuto, ho lavorato, abbiamo codificato, sono stato uno dei primi a codificare per replicare un processo, ma non per farsi sostituire. Non so se rendo chiaro. Il processo è per perfezionare, certo. Ma se dopo dobbiamo andare sempre a ribasso, sostituendo, secondo me quello non porta, diciamo, al... Questa è l'opinione mia, quindi non porta al successo di un locale. Opinione personale, a cui credo molto, però. Bicio? Ma un imprenditore che vuole aprire un'attività ha idee chiare, nel senso che oggi dire aprire una pizzeria è molto generico, cioè non dico che sia come dire aprire un ristorante, ma veramente ci sono 10.000 sfaccettature che può avere questo tipo di attività. E poi in che modo aprirla, perché la parola imprenditore può essere un ristoratore che vuole fare una nuova esperienza, può essere un imprenditore di un altro settore che vuole buttarsi in questo campo, può essere uno che ne vuole aprire una per creare un lavoretto per sé, la moglie, il figlio, quel cavolo che è, e può essere uno invece che ha un sogno di fare un format replicabile, che soprattutto pre-pandemia era un tema molto, diciamo, attuale e di moda. Quindi secondo me ci sono 4-5 passaggi che prima di buttare via del denaro deve assolutamente capire da che parte vuole andare, e condivido quello che ha detto Beniamino, la scelta della squadra. Io di calcio capisco poco, però per fare la squadra è fondamentale la campagna acquisti, capire chi vuoi, cosa vuoi, chi cerchi, è importantissimo. Quindi se dovessimo metterla, diciamo, in un diagramma di flusso, quindi è l'identità. Per cui si comincia dall'identità e poi, una volta scelto questo, si passa poi, diciamo, al valore delle risorse umane, che apre anche il tema dell'analisi patrimoniale, che sono un tema sì. Bene. Secondo me l'identità è la cosa più importante, che ci metta anche posto. 6 mesi o un anno in più, però di aprire con le idee chiare, perché poi i cambi in corso d'opera sono spesso costosi e non sempre portano dei risultati positivi. Assolutamente. Bene, ragazzi, io ho finito il tempo e direi che abbiamo semplicemente assaggiato una fettina, insomma, del mondo della pizza. Ecco, ce n'è davvero tanto. Allora, se vogliamo assaggiare quelle di Beniamino, insomma, dobbiamo fare un po' di strada. Adesso non so se c'è qualche aereo che ci porti in Portogallo. Per quelle di Biccio, insomma, facciamo... siamo vicini. Okay. Il prossimo incontro lo facciamo nell'Algarve, che non sarebbe male. Non sarebbe male. D'estate dovrebbe... Ti porto il libro, Beniamino, ne approfitto per portarti Risto Boom e vengo di persona con Biccio, insomma, che secondo me troviamo, ecco, per intrattenerci molto tra pizza e bevande, troviamo vogliamo la dedica. Molto volentieri, e credo che si possa ritornare, diciamo, da qua all'estate a una eventuale normalità, via, almeno bene, bene. A viaggiare. Bene, allora io vi ringrazio di cuore della vostra disponibilità, ringrazio chi ci ha seguito e ricordo che sarà disponibile da domani l'intera intervista sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti. Grazie, ciao, grazie dell'invito. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.